ci sentiva sempre mattina, notte, giorno, tutto spara, spara. I nostri bambini dormivano nei bunker. Normalmente accoglie i pellegrini, il centro di spiritualità dei frati minori di Sicilia. Oggi sono già più di 20 gli ucraini arrivati e accolti qui. Non potevo smettere sempre a piangere. E mi ha guardato mio figlio e ha detto: "Mamma, guarda, gli uccelli, il sole, tutto tranquillo, non sparano, sorridi." Alle 6 mi ha chiamato mia sorella e ha gridato al telefono: "Vica, subito, sbrigati, è cominciata la guerra." Io: "Che guerra? Ma che cosa stai dicendo? Subito ti ho detto, scappati, prendi i documenti e scappa." Così ci siamo vestiti e scappati. E non sono tornata più a casa. È stata una gara di solidarietà, si può dire, una gara bella, dove non c'era rivalità, anzi c'era complicità. Siete volontari, state preparando le stanze. Stanze, certo, per i nuovi arrivati. È faticoso da pensare quello che c'è. Fa piacere vederli loro in un contesto che, pur non essendo il loro, comunque stanno cercando di reagire a questa situazione. Nel nostro piccolo facciamo qualcosa. Magari che questa gente, ecco, si sente accolta, si sente amata. Quale città eravate? È 30 km da Kiev, regione di Kiev, Borodianka. Loro entrano dalla Bielorussia e Russia e stanno facendo una strada per arrivare a Kiev. E cioè, e passa dal nostro paese. Sparavano da carri armati i palazzi, tutti i palazzi. Cioè, il mio paesino non c'è più. Scuola musicale dall'altra parte. Questo è il negozio dei miei genitori. Il centro. Primo giorno, quando siamo arrivati in Polonia, passava l'elicottero e mio bambino mi ha detto: "Mamma, subito per terra", perché capiva che se qualcosa sta passando dobbiamo nascondersi. Parlano volte occhi di madri che raccontano l'assurdità della guerra. Lui dice: perché? Cosa abbiamo fatto?" Questo dico: "Non so spiegare neanche io." Oh! Qui bene, bello, tranquillo, ma non siamo a casa. Non è la nostra casa. Noi vogliamo tornare in Ucraina. Io voglio tornare nel mio paese, dove abitavo prima.